Ed ora vi proponiamo un'intervista particolare realizzata da Ketty Porceddu con l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, recentemente nominato capo di Stato Maggiore della Difesa. Particolare perché, a differenza di altre interviste ufficiali, l'ammiraglio ha voluto svelare un suo lato più intimo, parlando anche del legame con Novi Ligure, città dove è cresciuto. Il prossimo 5 novembre assumerà l'incarico di capo di Stato Maggiore della Difesa l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Buongiorno, ammiraglio. Buongiorno a te, come va? Tutto bene? Innanzitutto grazie per aver accettato questa intervista, perché sappiamo che è un po' refrattario alle interviste. No, la questione è che non mi so vendere bene sul video, quindi cerco di evitarlo. Poi si vedono le Chi lo dice? Allora, ammiraglio, come sta vivendo questo ennesimo passaggio di carriera così importante, innanzitutto? Ah, tanto non me l'aspettavo mica, cioè è stato abbastanza inatteso. Però, per carità, sono lusingato, sono contento di questa occasione qua. È sicuramente un incarico che dovrò cercare un po' di riorientare un po' tutte le mie priorità, le mie idee, perché muoversi nel campo interforze non è come stare in forza armata, diciamo, nel cortile di casa. Certo, tra l'altro credo sia anche un passaggio importante, ma anche un po' malinconico, no? Perché di fatto dopo 45 anni di carriera è un po' come se lasciasse la Marina Militare. Sì, io ti sto sentendo abbastanza male, leggo comunque il labiale. Sì, beh, 45 anni in forza armata sicuramente sono un bel periodo. È più della metà dell'età media che si presume io possa vivere, quindi è stata una grossa parentesi della mia vita che ovviamente mi ha coinvolto, perché questo è un mestiere molto coinvolgente, che ovviamente ha coinvolto anche la mia famiglia, perché ovviamente non dobbiamo trascurare che soprattutto le famiglie vivono l'area, diciamo, l'area più nascosta di questo mestiere qua, forse anche quella più faticosa. Però in effetti dopo 45 anni di Marina Militare, ecco, lasciare, anche se rimarrò comunque nell'ambiente, lasciare la Forza Armata è un pochettino così, dà un po' di tristezza, perché, ripeto, ho fatto qualche incarico nell'ambito dell'interforze, ma il grosso della mia carriera l'ho fatto in Marina, quindi è un allontanamento un pochettino critico, se vogliamo, ma credo che tutto sommato, vissuto con l'opportuno spirito, possa dare ancora una ulteriore esperienza di vita entusiasmante. Ecco, una carriera sicuramente folgorante la sua, che si è mossa attraverso vari comandi interforze tra Marina, Aeronautica, Carabinieri ed Esercito. Ha qualche aneddoto, qualche ricordo che maggiormente le è rimasto più impresso? Ce ne saranno sicuramente tanti in 45 anni di carriera, ma ce n'è qualcuno in particolare? Ma probabilmente forse il più significativo è quando da giovane tenente di vascello ero nel Golfo Persico e in missione, è nato il mio primo figlio Michele, e l'ho conosciuto che aveva 6 mesi, quindi questo è uno scotto che ho dovuto pagare per questo lavoro. Sicuramente è un episodio che segna, che mette alla prova sia il sottoscritto che anche la famiglia, però ecco, è stata una prova che abbiamo superato felicemente tutti insieme. Ammiraglio, non l'abbiamo ancora detto, ma oramai, a parte che tutti lo sanno, lei è comunque di Novi Ligure, dalla provincia di Alessandria. Se n'è andato via molto presto perché, per andare in accademia, anche se comunque sia in provincia di Alessandria, ci sono ancora le sue radici, sua moglie, i suoi tre figli sono cresciuti e nati qui. Che cosa le è rimasto di quelle radici che l'hanno portata poi ad andare così lontano? Ma io sono partito quando avevo 19 anni perché, onestamente, non essendo mai stato uno studente modello al liceo classico di Novi Ligure, pensavo che entrare nelle Forze Armate in Accademia mi esentasse da
dallo studio universitario, però mi sbagliavo perché a tutti gli effetti mi è toccato studiare lo stesso. Io sono sempre rimasto molto molto vincolato al territorio. In accademia io non ricordo un weekend in cui non sia tornato a Novi, complice il fatto che ero fidanzato con la mia attuale moglie, quindi c'era un pull factor piuttosto forte. E adesso tuttora, io onestamente appena posso scappo su e mi cimento nel fare la spesa sabato mattina e portare il cane a fare la pipì per le strade di Novi. Ammiraglio, io la ringrazio tantissimo, le faccio veramente tanti complimenti e in bocca al lupo per questo nuovo importante incarico. Ne ho bisogno, grazie, ciao.